Il secondo turno di prove libere sul circuito del Bahrain rispecchia gli stessi valori visti la settimana scorsa negli ultimi test privati della Formula 1, dove a dominare la scena abbiamo Verstappen, ma le Ferrari sono molto vicine in seconda e terza posizione, quarto poi Russell. Possiamo vedere la nostra classifica che ci identifica una Verstappen in piena forma, l'unico ad aver abbassato la barriera dell'1.31 e 939. Poi abbiamo Leclerc e Sainz in seconda e terza posizione molto vicini, 32, 32 e mezzo, Russell e poi la sorpresa di Alonso, estremamente efficace con la sua monoposto che è stata modificata, ma questo lo vedremo dopo. Una Ferrari che è andata veramente molto bene, ha confermato grandi prestazioni velocistiche, quindi molto buono il motore, affidabile, ma soprattutto un motore che ha fatto uno step importante in termini di potenza. Si è lavorato su tutta la parte della nuova architettura, splittando il compressore, la turbina, ma soprattutto un nuovo motore per quanto riguarda l'aspirazione a geometria variabile, che migliora l'erogazione della potenza e assicura ai piloti una ottimale guidabilità e soprattutto un ottimo accordo con il nuovo carburante E10, quindi 10% di materiale biocombustibile, che di fatto consente di aver ridotto moltissimo la perdita di potenza che Renault e soprattutto Mercedes stanno accusando in questo momento. A conferma di tutto questo ci sono le dichiarazioni di Binotto, soddisfatto, ma che parla del motore in chiave strategica. Al termine della scorsa stagione avevamo 20-25 cavalli in meno, quindi il primo obiettivo è stato quello di annullare questo margine. Il tema della minore perdita di potenza da parte di Ferrari è solo uno degli aspetti distintivi di questa nuova F175, perché hanno ridotto molto il porpoising, c'è un ottimo bilanciamento aerodinamico della vettura, ma soprattutto le modifiche al fondo apportate nell'ultima sessione di prove in Bahrain hanno veramente dato una buona capacità di effetto suolo alla vettura, riducendo tutto il settelamento nei rettilinei. Non è la Mercedes che ci aspettavamo, quella di Hamilton e Russell in quarta posizione, una Mercedes che ha lavorato moltissimo per eliminare il porpoising, ma soprattutto ha portato un nuovo fondo che non ha funzionato, lo possiamo vedere, un fondo che ha una geometria molto diversa, che si allarga nella parte posteriore con dei sensori per valutare il livello di pressione nella parte superiore del fondo, ma si è ritornati nell'ultimo turno di prove libere al fondo standard, quindi con una vettura che continua a essere molto nervosa nel saltellamento e soprattutto non prepara i piloti alla frenata, che spesso in fase di staccata vanno al bloccaggio. Molto bene viceversa la Alpine di Alonso, che ha modificato le pance creando una nuova geometria per alloggiare dei radiatori probabilmente ancora diversi rispetto ai primi 6 giorni di test, questo per migliorare il raffreddamento e scongiurare altre rotture di motore. Quindi una panorama che ha visto diverse innovazioni tecniche, soprattutto alle carrozzerie, per far lavorare al meglio tutti i sistemi termici. In questo contesto abbiamo anche l'aspetto gomme, che è molto importante, gomme molto più gentili rispetto al passato, gomme che hanno un livello di degrado più basso grazie alle costruzioni che hanno una tela di sommità decisamente più rigida, che riduce le deformazioni e quindi scalda meno la copertura, gomme più stabili anche in prospettiva gara, e quindi questo sarà certamente un tema per le qualifiche, l'utilizzo della gomma più morbida, la Super Soft, ma soprattutto anche per prefigurare la gara molto difficile in notturna con temperature previste di nuovo molto basse, sotto i 20 gradi, che a quel punto potrebbero cambiare lo scenario di quello che abbiamo visto nelle prove libere, ma soprattutto che vedremo domani nelle qualifiche.